alle mie spalle un Abarth 124 Rally, la vettura che ha vinto il campionato mondiale nella categoria RGT nel 2018, che ha vinto nuovamente il mondiale nel 2019 e che ha portato a casa quasi 100 vittorie. Tre sono i grandi protagonisti di questa stagione: Enrico Brazzoli, che ha vinto il campionato mondiale nella categoria RGT, Alberto Monarri, che ha vinto il campionato spagnolo Rally, e Andrea Nucita, che ha portato a casa l'Abarth Rally Cup. Un 2019 che abbiamo vissuto un po' come Carlo Abarth ci avrebbe chiesto, con tante vittorie. Vincere il campionato del mondo FIA GT nel 70° anniversario di Abarth è stata assolutamente una grandissima emozione. Coincidendo con il 70° anniversario di Abarth, pues, la vittoria nel Rally Las Canarias fu molto importante per noi. Era già di per sé bellissimo portare a casa il successo all'interno dell'Abarth Rally Cup, farlo nell'anno del 70° è qualcosa di indimenticabile. A dare maggior prestigio a questo risultato è stata sicuramente la vittoria del Tour de Corse. Le caratteristiche dell'Abarth 124 Rally, il motore soprattutto è molto poderoso, è un spazio tan reducido, è molta più sensazione di velocità, è una meraviglia. È fondamentale avere alle spalle un team affiatato come lo è stato quest'anno Abarth, e senza il loro supporto sarebbe stato difficile conseguire i risultati che abbiamo avuto. Io credo che tutto pilota di carriera o tutto pilota di rally dovrebbe provare questo coche. Come profilo pilota sono più veloce sull'asfalto, ma se dovessi decidere quale gara affrontare lo farei sulla terra. La domenica in pista e lunedì in ufficio sono una delle mie filosofie di vita, perché alla fine la vita è un rally. Ya desde pequeñito, ¿no? Como a todos nos viene la afición de los rallies desde pequeño. Yo creo que ha sido un poco ya el redondear el círculo, ¿no? Es decir, el llegar a conseguir ser piloto oficial Abarth, realmente es casi como un sueño a correr para ellos y espero que sea por muchos años. La mia Abarth 124 Rally, veloce, agile, divertente.